Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. La Pasqua è una celebrazione cristiana molto importante che commemora la risurrezione di Gesù Cristo. È una festa di speranza e di rinascita che ci ricorda l'amore di Dio per l'umanità e la vittoria sulla morte e sul peccato. In questa occasione molte persone si riuniscono in chiesa e in famiglia per pregare insieme e per ringraziare Dio per il dono della vita eterna e della salvezza. La preghiera della Pasqua è un momento speciale in cui esprimiamo la nostra gratitudine per il sacrificio di Cristo e per la sua vittoria sulla morte. È anche un momento in cui chiediamo a Dio di benedire le nostre vite e quelle delle persone che amiamo. Nella preghiera della Pasqua possiamo riflettere sul significato della risurrezione di Cristo e chiedere a Dio di darci la forza e la speranza di superare le difficoltà della vita. Possiamo chiedere anche di essere guidati dalla luce di Cristo e di essere trasformati dal suo amore divino. In questa Pasqua, che la preghiera sia un momento di riflessione e di ringraziamento per il dono della vita e della salvezza che ci è stato dato attraverso la risurrezione di Cristo. Cristo è risorto. Gesù non è morto. Egli risorse dalla tomba contro tutte le menzogne e i piani di Satana e promise le più grandi e meravigliose promesse del suo regno. 2000 anni dopo, la risurrezione predica ancora il patto di amore eterno di Dio nel conquistare ogni vittoria per te se riponi tutta la sua fiducia in Lui e non nelle cose del mondo. Domenica di Pasqua. La sconfitta della morte. Satana cospirò con Giuda, Pilato e i capi ebrei del Sinedrio di quei tempi per uccidere l'autore della vita, ma Dio lo risuscitò dai morti, liberandolo dall'angoscia della morte, perché non le era possibile avere dominio su di lui. E se credi in lui, neanche la morte può fermarti, perché Gesù ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Gesù si alzò dalle ombre per mostrare che aveva sconfitto la morte. Fino a quel giorno, la morte sembrava inghiottire ogni goccia di vita e speranza, di generazione in generazione, poiché il salario del peccato è la morte. Tutti sono soggetti al peccato, sia i giudei che i non giudei. Quindi, come potrebbero i peccatori avere qualche speranza di sfuggire alla morte? Domenica di Pasqua, dichiarazione d'amore. Gesù vinse le tenebre e risuscitò vittorioso per dimostrare la potenza del suo regno e del suo amore. Egli ci ha promesso che alla fine sarebbe tornato e sarebbe venuto a dare a ciascuno ciò che ognuno ha raccolto. Questa domenica di Pasqua è una dichiarazione d'amore a Dio. È tempo di notare che la nostra speranza è viva come Gesù. Oggi è un grande giorno per dichiarare tutto il vostro amore per Dio. Fermarsi a riflettere presso la tomba vuota del Signore
e ricordare la follia dell'amore estremo che Dio è stato in grado di fare per te e per me. Preghiera per la Domenica di Pasqua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore risorto, quanto è bello sentire la Tua presenza, potente ma accogliente, che risveglia e riempie di vita tutti gli ambienti che mi circondano, allontanando ogni sentimento di angoscia e di abbandono. Aiutami a rimanere sempre vicino a Te, perché solo da Te viene quell'amore che mi sostiene, quella forza che mi ristora e tutta quella forza per continuare a lottare con coraggio. Grazie, Signore, per il Tuo eterno sacrificio d'amore sulla croce, per la Tua gloriosa risurrezione che mi invita a rinnovare il mio cuore nelle Tue promesse, e grazie per tutti i momenti di preghiera che abbiamo vissuto insieme. Aiutami a riconoscerti in ogni momento, a sentirti vivo e presente, a sentire la Tua vicinanza e il calore della Tua voce che conforta e porta pace all'anima. Solo la Tua voce voglio seguire, solo la Tua voce voglio sentire. Aiutami a riconoscere la Tua voce nei dolori e nelle gioie, nei momenti di afflizione. Voglio rivolgermi ad essa e arrendermi alla Tua volontà, perché Tu hai sconfitto la morte e mi hai dato il dono della salvezza. Vi chiedo di continuare a lavorare in me, continuare a benedirmi e aprire strade di guarigione, salute, forza e speranza. Allenami con la Tua saggezza per sapere come rompere ogni muro di dolore che non mi permette di andare avanti. Mio Cristo risorto e glorioso, dammi la grazia di potermi liberare dalle paure e dalle oppressioni, di sentirmi capace e coraggioso di uscire e annunciare tutto il bene delle Tue promesse. Voglio rinascere nello Spirito, ricostruire la mia vita per lodarti e adorarti, perché in nessun'altra mano potrei essere più al sicuro. Amen.